Bene, eccoci qua. Buonasera a tutti quanti e ben ritrovati in questo consueto appuntamento dei webinar del lunedì. Questo è il primo dopo le vacanze estive e anche il primo dopo il periodo buio del lockdown e quindi insomma è anche per quanto mi riguarda un grosso piacere ritrovarci qui e ricominciare un po' quello che è la normalità. Ecco, webinar, penso che la maggior parte di voi vi abbia già partecipato, comunque ricordo che in questa sessione webinar avrete la possibilità di interagire con me attraverso una chat, quindi in qualsiasi momento voi scrivete le domande e al fine della mia presentazione aprirò la mia chat e andrò a rispondere puntualmente dall'inizio alla fine tutte le vostre domande. Ricordo anche che tra qualche giorno, per chi lo volesse, può ritrovare la registrazione di questo webinar, come tutte le registrazioni degli altri webinar fatti in passato, sempre attraverso il nostro sito Academy nella sezione Corsi on Demand. Quindi eventualmente lo potete rivedere in tutta tranquillità. Veniamo a noi. L'argomento di oggi, ovviamente, sapete bene, vi siete iscritti, l'argomento riguarda appunto il nuovo posto interno classe 100X, ovvero il nuovo posto interno connesso. Ovviamente l'argomento fa parte di quello che è il tema della videocitofonia, di cui fa parte questo posto interno. Per quanto riguarda i posti interni connessi in casa di vicino, conoscete già classe 300X, conoscete già l'home touch, il nuovo touch a 7 pollici del sistema MyHome, quindi il touch dedicato alla MyHome app, quindi molti in casa di Ticino, e questo touch che consente di gestire tutto, appunto, tutte le funzioni della domotica di Ticino e anche in effetti un posto interno connesso. Quindi questo oggetto ha la duplice funzione, MyHome e tutte le funzioni connesse, in più un posto interno. Quindi a queste due andiamo ad aggiungere l'oggetto di oggi, ovvero il classe 100. Il classe 100 come nome già esiste, no? Ormai ha già qualche anno questo tipo di posto interno. Quindi questo è il nuovo classe 100, ok? Nuovo classe 100 che si per distinguere, adesso vedremo qualche caratteristica particolare. Quindi, comunque esiste la versione connessa, quella che andremo a vedere nel dettaglio oggi, ma esistono anche altre versioni. Quindi il classe 100X, quindi l'X per indicare che è connesso, poi vedremo l'A. In più esiste una versione base, classe 100B, oppure una versione accessoriabile, classe 100B. Quindi la B ovviamente è la base, quindi è un oggetto dove non ha possibilità di avere, ad esempio, delle funzioni in più o dei tasti programmabili, quello che invece ha la versione e quindi la versione evoluta, quella accessoriale. Quindi abbiamo tre tipologie, la versione base, la versione accessoriabile e la versione connessa per quanto riguarda la parte video. Per quanto riguarda la parte audio, quindi la citofonia, abbiamo ovviamente il classe 100A che è soltanto un audio in bioce, oppure per gli amanti della cornetta abbiamo la versione identica a quella che ho appena detto, ma con la cornetta. Quindi abbiamo le diverse tipologie di oggetto appunto che ho appena descritto. Innanzitutto, qui si intravede già, ma penso che l'abbiate già visto, il design è un oggetto di colore bianco, okay? È un oggetto del design sottile, minimale, quindi passariga del classe 300, ovvio che questo oggetto, quindi classe 100 rispetto a classe 300, è un oggetto ovviamente più economico, quindi costa meno, costa circa la metà, per intenderci, quindi è adatto anche per tipologie di impianti non necessariamente che necessitano appunto di oggetti
Quindi c'è data anche magari per entry-level di alcuni anche i capitolati anche bassi. Quindi un oggetto molto, dicevo, di design sottile, minimale. Abbiamo un'esperienza touch, quindi a seconda del modello ci sono dei tasti touch e tattili, e quindi abbiamo questa tipologia. E ovviamente per quanto riguarda la parte tipo di oggetto connesso, quindi il classe 100X, ovviamente connesso vuol dire gestibile attraverso un'app. Ora vedremo l'Italia, comunque l'app è sulla falsa riga dell'app di classe 300X, questa si chiama Door Entry per classe 100, quindi se voi andate sugli store troverete Door Entry, di diverse tipologie, la Door Entry per il classe 300X, la Door Entry per il touch, quindi si chiama Door Entry for on touch, e la Door Entry per il classe 100. Quindi le app sono praticamente identiche, ovviamente trattandosi di prodotti diversi, quindi anche l'app, nonostante le funzioni sono identiche, dicevo, però l'app ovviamente è diversa, quindi dovete scaricare l'app adatta al vostro prodotto. Quindi questa app connessa al classe 100X ci permette di fare tutto quello che ci serve per quanto riguarda la gestione da remoto. Quindi possiamo rispondere ovviamente dalla chiamata dal posto esterno attraverso l'app da qualsiasi parte che mi trovi, quindi è lo scopo principale di questo tipo di posto interno connesso. Dopodiché possiamo andare a aprire il cancello, i cancelli sono già collegati all'impianto Wi-Fi di vicino. Possiamo andare ad attivare le cariche attraverso gli attuatori, quindi ad esempio accendere le luci o l'irrigazione. Ecco, questi attuatori sono gli attuatori del sistema di riciclofonico di Wi-Fi vicino. Quindi in questo caso posso andare a realizzare una sorta di domotica, ma anziché utilizzare la domotica di vicino, quindi con il suo sistema annesso, quindi il Mayon per intenderci, io posso utilizzare il bus bianco, quello che ricordo, quello che gestisce la parte di citofonia, realizzare appunto una serie di comandi e di gestione di diversi carichi. Quindi i carichi saranno gestiti dall'attuatore che collegherò al bus bianco e potrò comandare le luci o altre cose, delle altre cancelle, dell'automazione, dell'irrigazione. Quindi in effetti poi tutti questi carichi saranno gestiti o direttamente dal mio touch del posto interno, quindi fisicamente posizionato in casa, o ancor più comodamente le posso gestire dalla app, quindi da qualsiasi parte. Ricordo che tutto funziona tramite cloud, quindi gratuito ovviamente. Ecco, per chi conosce il Classe 300X o l'Home Touch, abbiamo le stesse identiche modalità di associazione, gestione e di appunto funzionamento del sistema, non cambia nulla. Quindi dicevo, possiamo andare a gestire tramite l'app, tramite il posto interno diretto dell'attivazione, ad esempio luci o radiazione sono solo degli esempi. Posso fare l'autoaccensione, quindi io dall'app andrò a premere il pulsantino dedicato a questa funzione e andrò ad accendere la telecamera del posto esterno o dei posti esterni, e quindi faccio l'autoaccensione. Quindi se ne ho solo uno, quello vedo. Se ne ho più di uno, allora due o tre posti esterni video, vado a fare la classica cifra. Novità, e ve lo accenno, poi lo vediamo più avanti nella presentazione, oltre alle telecamere dei primi vicini, quindi dei posti esterni connessi, collegati all'impianto, col classe 100X, tra i possibili 400X e con un touch, posso andare a visualizzare anche delle telecamere di Tatmo. Questa è una grossa novità, vi ripeto, adesso ve lo sono accennato, poi vediamo in dettaglio. Oppure, altra funzione, posso dallo smartphone, quindi attraverso l'app, andare a fare una chiamata diretta a casa. Quindi c'è proprio un pulsante sull'app, si chiama Chiama casa, clicco su quell'icona, e il posto interno a casa suona. Quindi
Dopodiché, se qualcuno risponde, si instaura una comunicazione audio tra posto interno in casa e la mia app, quindi sullo smartphone. Quindi è una sorta di intercomunicante da remoto, se farlo tra due posti interni in casa, lo faccio tra posto interno e il mio telefonino. È appunto una comunicazione audio che non usa il traffico telefonico del telefono se non vuole, quindi utilizza la rete dati. Quindi praticamente le funzioni dell'app replicano tutto ciò che è funzione direttamente dal posto interno. Quindi replico tutto ciò che è il posto interno. Per quanto riguarda appunto l'utilizzo del classe 100, sia 100 evoluto base o X, scusate, dove lo impiego ovviamente negli impianti familiare, nel più familiare, non cambia nulla, ma la grossa novità del posto interno classe 100X, quindi anche quello connesso, è che negli impianti condominiali ne posso installare fino a 22, quindi vuol dire 22 appartamenti per intenderci, senza alimentazione supplementare. E vi ricordo che invece col classe 300X, quindi il posto interno classe 300 connesso, per quanto riguarda monofamiliare nessun tipo di problema, per quanto riguarda l'utilizzo nei condomini invece devo prevedere per ogni classe 300X dell'appartamento un alimentatore supplementare, perché non deve gravare il classe 300X sull'alimentatore della montante. Invece classe 100X non prevede alimentatore supplementare fino a 22 appartamenti. Vuol dire che fino a 22 appartamenti io uso soltanto l'alimentatore comune della montante di scala. Beh, questo perché, ovviamente, essendo un oggetto costruito qualche anno più tardi, si è usata una tecnologia più performante, quindi questo ci ha permesso di ridurre drasticamente i consumi del nostro posto interno, e quindi possiamo arrivare fino a 22, che è un numero più che dignitoso per quanto riguarda una montante, la montante audio. Ovviamente questo tipo di posto interno, sì, viste le sue caratteristiche, si adatta molto alla situazione, quindi io posso tranquillamente sostituire un posto interno che sia audio, che sia video, anche di parecchi anni fa. Tolgo quello, metto il nuovo posto interno classe 100, classe 100X, come volete voi, lo riconfiguro con la stessa operazione per non perdere appunto le corrispondenze di chiamata e ho finito. Con la premessa che si tratti di un impianto due fili Wi-Fi, quindi che utilizza l'emissione Wi-Fi, che utilizza il posto esterno Wi-Fi, che utilizza il cavo di qui vediamo più precisamente la gamma, quindi classe 100X, la novità c'è cioè il posto classe 100 connesso. Abbiamo l'evoluto che è quello accesso variabile, quindi questo ha dei tasti, quattro tasti, tasti di touch programmabili, quindi posso andare appunto a associare le funzioni. Questi tasti, vedete la versione base, non ha nessun tipo di tasto programmabile, la versione via voce citofonica alla versione concorrente citofonica. L'unico accessorio eventuale che mi può servire è la staffa da tavolo. Okay? Se mi serve questa cosa, ne prevedo una per quanto riguarda la versione citofonica, mentre ne prevedo due, ovviamente uno schermo, oggetto più grande, per quanto riguarda la versione video citofono, quindi unico accessorio per i molteplici utilizzi. Ecco, vi ricordo che il classe 100 si installa soltanto a parete, quindi non tramite la classica staffa già provata per utenti, ma soltanto a parete, quindi non c'è la versione nel caso. Perché questo? Perché nella versione del 100 precedente, che abbiamo il paragone,
quello era installabile anche da parete con apposita scatola d'incasso ed era reclinabile perché appunto il vecchio classe 100 aveva ovviamente un display prima più piccolo e in secondo luogo fatto con tecnologia differente, quindi per poterlo visualizzare bene andava inclinato. Tanto è vero che la scatola d'incasso era anche completamente inclinabile. A questo punto, con classe 100, montaggio soltanto superficiale, quindi soltanto a parete, e quindi avendo un angolo di visione migliorato rispetto al vecchio classe 100, non servono accessori tipo la scatola d'incasso in bascula. Ripeto, un display da 5 pollici, 5 pollici, come dicevo prima, con miglior rapporto qualità-prezzo, in questo tipo di strumento. Sottile è spesso largo soltanto 21 mm, circa 2 cm, solo da parete. Ovviamente, per quanto riguarda il video, abbiamo la disponibilità del via voce, mentre per quanto solo via voce, per quanto riguarda invece la versione audio, eventualmente c'è la versione cornetta. Quindi non è la cornetta che è un accessorio, ma c'è la versione citofonica via voce e la versione citofonica cornetta. Quindi in questo caso si è drasticamente ridotto il numero di accessori che a volte possono creare delle confusioni. Quindi classe 100 da parete, eventualmente se lo volessi da tavolo c'è l'unico accessorio che va da tavolo che mi serve sia per la versione video sia per la versione audio. Per quanto riguarda l'audio, via voce o cornetta. Qui lo vediamo un po' nel dettaglio, vado abbastanza rapido perché insomma, però abbiamo questo schermo appunto da 5 pollici, il design è totalmente bianco, abbiamo tre tasti classici dove quindi attivazione serratura, l'occhiolino che rappresenta l'autoaccensione e il tastino preferiti che di norma attiva la luce scale ma posso programmarlo preferiti. Nella versione evoluta ho in aggiunta questi quattro comandi personalizzabili, identificati appunto con dall'1 al 4 puntini e posso andare a associare a questi tasti di intercom, attivazione di serratura aggiuntivi, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo il LED che mi segnala l'esclusione della suoneria e mi segnala appunto nella versione ovviamente connessa la situazione elementare. Ovviamente la cornetta sul cono d'aggiunta per aprire o chiudere la connessa. Quindi, per ricapitolare un po', il classe 100X 100 in generale si adatta a video monofamiliare senza nessun limite, nelle video bifamiliari senza nessun limite, negli impianti condominiali fino a 22 appartamenti senza alimentatore superiore. Se supero questi 22 appartamenti, devo andare a prevedere al 23esimo appartamento l'alimentatore superiore. Però non posso. Come si fa con questo 100X? Quindi si fa un breve focus. Quindi questo 100, classe 100X prevede la connettività dal punto dall'inizio dall'altro, quindi 22 appartamenti in condominiale senza alimentazione supplementare, app dedicata che si chiama App Dorenti per classe 100, la ricetta corretta, è indicato per rinnovare quindi le situazioni già esistenti e per quanto riguarda il lavoro vostro dell'installatore, come per il 100, per il 300 e il resto, non cambia nulla. Quindi montare una cornetta da 20 euro, montare un 300X, 100X a livello installativo non cambia nulla. La configurazione è la stessa, quindi intenderci, diciamo. Quindi ovviamente il vantaggio di avere il nostro tasto 100X è quello di essere sempre connesso alla. Ecco, dicevo, una grossa novità è l'integrazione del posto interno di vicino con terze parti, in questo caso con Netatmo, quando vediamo il dettaglio. Quindi il classe 300X, il nuovo Home Touch per il My Home, indicato con la voce e ovviamente il nostro classe 100X possono essere integrati nelle
attraverso l'account, adesso poi vediamo in dettaglio come, e posso quindi visualizzare sul posto interno direttamente fisicamente a casa, ma ancora più tramite la stessa app dell'Adorempi, anche telecamere NetApp. Okay? Quindi NetApp perché? Perché penso sappiate, ormai da parecchi mesi, quasi un annetto, scusate, Vicino ha acquisito NetApp. Prima dell'acquisizione c'era già una stretta collaborazione con il suo prodotto, e a questo punto acquisito NetApp. Penso che NetApp non abbia bisogno di presentazioni, quindi è un prodotto, NetApp è un'azienda che produce prodotti di una certa qualità, che penso conosciate, e NetApp nella sua fattispecie, ovviamente gestisce quello che è un po' la smart home, cioè organizza, realizza, scusate, organizza oggetti di diversa tipologia, cioè un comparto sicurezza, tutti, vari regolatori, oppure abbiamo il reparto che riguarda appunto le telecamere, sono tutti comunque oggetti che hanno collocato un sistema. Io prendo la telecamera, prendo la valvola termostatica, questo è un esempio, e questo tramite un sicurezza al nostro start, per quindi sono oggetti connessi, ormai questo termine è molto utilizzato, anche il termine smart home. Quindi NetApp è leader mondiale in questo mercato, vedete, questo grafico rappresenta non il fatturato di NetApp, ma rappresenta l'andamento del mercato della smart home in generale, partendo dal 2015 fino al 2018, ovviamente da possibile sempre crescere, un mercato che comunque è importante per le aziende perché producono così tutte queste apparecchiature, ma soprattutto anche per gli amministratori. Quindi l'amministratore ovviamente viene un po' trapassato dal cliente perché vede una telecamera di un certo tipo, la vuole installare, quindi è un mercato che comunque deve essere cavalcato da tutti, dai produttori, ma anche dal consumatore, in questo caso dall'installatore. Ecco, qui semplicemente è quello che è la tipologia di oggetti che NetApp ha a disposizione, ce ne sono diverse tipologie. Ecco, per quanto riguarda la sezione security, vedete c'è security, energy, weather e care, quindi diverse tipologie. Nella security troviamo la videocamera interna intelligente, come vediamo perfetto intelligente, e la videocamera esterna intelligente. Quindi, per quanto riguarda la connessione del posto interno che ho appena fatto vedere di cosa si tratta, e il nostro telecamere, noi possiamo associare le due telecamere e vediamo come. Innanzitutto vediamo le due telecamere, sono una telecamera da esterno e una telecamera da interno. Ovviamente parliamo di, come dicevo prima, oggetti connessi, quindi sono delle apparecchiature che una volta alimentate semplicemente, queste hanno la loro app attraverso la quale vado a connettere il wifi di casa mia alla telecamera, cioè la telecamera, e basta, non ho bisogno di altre connessioni, quindi ma sono alimentate e poi tramite Wi-Fi, come qualsiasi oggetto connesso, come qualsiasi oggetto smart, attraverso la propria app vado insieme, in questo caso le telecamere, potrebbero essere altre apparecchiature. Okay? Quindi questa è la app NetApp che mi serve ovviamente per configurare la telecamera la prima volta, quindi avrò bisogno di creare un account NetApp. Tutto ciò che sono oggetti connessi Bitticino e NetApp, a fronte appunto dell'acquisizione di NetApp da parte di Bitticino, praticamente l'account. Quindi qua, se io avessi l'account del 100X, dello Smarter 2, di Living Now, insomma di tutti i connessi, da poco tempo, quindi da tanto tempo, abbiamo comunque l'account. Le telecamere NetApp, in questo caso la telecamera
inquadrata è la telecamera da esterno, quindi è la telecamera esterno, vedete qui questa telecamera la si posiziona all'esterno, la telecamera con a bordo già inserita di fabbrica una micro SD che serve per registrare, sicuramente con un deciso di stare in continuo, cioè comunque registra l'immagine, la si monta a parete, è già previsto tutto quello che vedete, questa è la e questa si connette un wifi al wifi di casa. Quest'altra telecamera è la telecamera da interno, quindi stessa cosa di quella di prima, con SD all'interno. L'unica differenza importante è che questa telecamera, perché si chiama intelligente, perché è in grado di realizzare il riconoscimento facciale. Quindi quella di prima, quella esterna, riconosce se si tratta di un viso inquadrato, una persona, un animale o una macchina, queste tre distinzioni. Questa all'interno, oltre a queste tre distinzioni, visualizza il viso. Quindi se va a inquadrare la persona che abita in casa e la identifica per la prima volta, la chiamo questo è Lorenzo, ogni volta che viene inquadrato col viso, la telecamera conosce Lorenzo. E quindi da qui posso fare tantissime, tantissime automatiche. Quindi se vedi Lorenzo non fai nulla, se vedi un'altra persona che non è Lorenzo fai qualcos'altro. Ma di una notifica, ma di un allarme, eccetera, eccetera. Quindi questa è una delle poche telecamere in commercio che ha la funzione di riconoscimento facciale. Questa qua è la confezione della telecamera all'interno. Ok? Te l'ho detto, qui facciamo velocemente, vediamo le funzioni di una telecamera rispetto all'interno e rispetto all'esterno, tutti e due hanno la streaming, riconoscimento facciale l'ha soltanto qua interna, mentre tutte e due, quindi solo qua interna può riconoscere il nome della persona, tutte e due, dicevo, distinguono persone, cose, cose potrebbero essere un altro. Posso andare a registrare, rivedere tramite appunto SD le istruzioni tramite la propria app, sono le notifiche, ecco invece la telecamera esterna ha una cosa che non ha all'interno, ovvero è provvista di illuminazione, illuminazione LED, quindi questa, anche la forma che potete vedere, è la forma che si può assimilare a una plicca esterna. Quindi questa qui ha una telecamera, ha un'illuminazione che posso scegliere quando la accendo. O all'interno che ho portato, quindi la sera me la accendi e alla mattina me la spegni, oppure mi accendi soltanto la dimensione quando vede qualcosa. Quindi quando vedi un'auto me la accendi, quando vedi un gatto, me la accendi. E altra cosa importante, la telecamera esterna ha possibilità di fare le zone controllate, quindi io tramite l'app io contorno sull'inquadratura un'area da delimito. E quindi quella diventa un'area controllata e anche lì posso fare ciò che voglio. Quindi quando qualcuno, qualcosa entra nell'area delimitata, allora fa qualcos'altro. Mi serve molto anche per andare a limitare, delimitare gli spazi, magari se siamo confinanti con un vicino non vogliamo andare in faccia di là, quindi insomma è molto interessante. Altre cose ve le ho già dette, videocamera 4 megapixel, risoluzione HD, quindi 1920x1080. Posso memorizzare i dati, cioè i video estratti, o su SD, oppure ho anche la possibilità di fare salvataggio su Dropbox o FTP gratuitamente. Quindi ovviamente spazio su Dropbox, poi se non basta, deve essere acquistato. Quindi abbiamo queste possibilità. La telecamera all'interno la collego alla rete o tramite wifi o tramite cloud, la telecamera solo tramite l'applicazione di Netatmo, va bene, iOS, Android e anche una web app tramite PC, quindi andate sul sito di Netatmo, vi dobbiate creare un account di ricevere automatico, andate a vedere le vostre attività. Sarà integrato soltanto
all'esterna, campo visivo 130 gradi con l'interno, 100 con l'esterno, punto 2 l'HD, il PIC 5 per protezione per quanto riguarda l'esterno, all'interno ovviamente no, funzione allarme, come dicevo, tutti e due sono integrabili con classe 300S e classe 100. Ecco, l'integrazione è molto semplice. La configurazione per associare la telecamera tattile al classe 100X, al 300X con ogni touch MyHome è molto semplice. Innanzitutto non è richiesto nessun tipo di bagaglio, nessun tipo di accessorio. Semplicemente si va sul menu del posto interno del vicino, si va a selezionare il menu che si chiama disposizioni dispositivi compatibili e l'unica cosa che ci chiede è di inserire l'account di Tattoo. L'account che ho creato, appunto tramite l'app di Tattoo avrà una username, la mail e la password. Quindi sul posto interno, fisicamente una volta sola, inserirò l'account che mi è servito per configurare la prima volta le telecamere, e a quel punto, tramite account, vado a visualizzare sia sul posto interno, ma anche sull'app le telecamere Tattoo. Ovviamente, tramite l'app di Tattoo avrò delle funzioni molto più pratiche, quindi la visione diretta va bene, ma posso andare a rivedere tutti i registrati, quindi sono memorizzati con ora e data, quindi voglio vedere cosa è successo un'ora fa e lo vado a ripescare. Con l'app dorente, cioè vicino, vado a vedere soltanto la visione in tempo reale, però è quello che c'è. Ok? Quindi è molto semplice. Utilizzo l'app di Tattoo la prima volta per andare a fare la configurazione iniziale. Quindi alimento la telecamera di Tattoo, apro l'app di Tattoo, tramite quest'app la associo al wifi, ovviamente creo l'account e già pronto per l'uso con l'app di Tattoo. Dopodiché, se volessi integrare con 101 e 100X, vado a fare l'operazione che dicevo. Ho concluso e vi do appuntamento ai dati del prossimo video. Grazie a tutti e buona serata.